Che cosa chiedete, sindaco, alle istituzioni per migliorare il servizio sanitario in Vallata, soprattutto in questo contesto difficile? Abbiamo chiesto, scrivendo a Regione e anche a Prefettura, l'attivazione della convenzione per il soccorso in volo notturno. Ricordiamo che nei mesi scorsi è stato fatto un grande lavoro sul territorio per omologare alcune piastre di soccorso. Abbiamo quella di Cicania, nell'entroterra abbiamo quella di Reggio Aglio, se ricordo bene, Sesi Levante, poi credo anche San Rossino d'Aretto e Covorno. Insomma, sono piastre omologate anche per il volo notturno, però sono iniziative oggi che non si possono attuare perché in virtù di questa convenzione che partirà da giugno. Chiaramente la Fontanabuona ora vive anche questo momento di difficoltà sui trasporti, chiaramente sui collegamenti, con la chiusura del traforo Bragali Ferriere, quindi noi chiediamo come territorio l'attivazione della convenzione già da oggi, in modo tale che in caso di emergenza ovviamente grave si possa utilizzare anche questo tipo di soccorso. Chiaro che il volo diurno è già attivo, quindi non abbiamo particolari problemi anche su Ferriere, non avendo ancora un sito omologato, diciamo, in diurno si può atterrare anche con Vericello, ma in notturno, se non omologhiamo delle piazzole come ad esempio Cicania, non si può atterrare. Siete riusciti, rimanendo a Cicagna, invece, ad ottenere un incontro per quello che riguarda la guardia medica e l'ospedaletto? Ebbene sì, ci siamo sentiti in rappresentanza anche dei sindaci dell'ambito territoriale associato 54, abbiamo sentito il direttore generale Petralia che ha dimostrato grande disponibilità. Ci sarà un incontro il 2 marzo proprio per affrontare i temi che riguardano la guardia medica e il discorso del potenziamento dei servizi erogati dal poliambulatorio ospedale di Cicagna.